poi c'è anche la qualità, perché l'autore parla di qualità e quantità nel testo. Vabbè, grazie e scusate appunto il ritardo. Io vorrei fare due ringraziamenti preliminari. Uno ovviamente per il padrone o la padrona di casa che ci ospita. No, non sono io. Ho preso io ci sono stato una volta, diverso tempo fa, mi è rimasto impresso proprio perché è il nome nomen, cioè un luogo per pensare, un luogo di resistenza, un luogo, una gemma incastonata nel centro storico di Martina e che tiene viva un po' la fiamma critica, perché pensare anche, soprattutto pensare diversamente, pensare in modo critico. Secondo ringraziamento per l'editore, Enrico Fallone, se volete fare anche un applauso, perché anche iniziare con una voler, come dire, immergersi nell'imprenditoria, nell'editoria, è anche qui un andare controcorrente, una forma di resistenza. Tra l'altro una casa editrice che credo stia andando molto bene, anche con numerosi riconoscimenti anche a livello nazionale, che pubblica oltre che testi di ottima fattura, come potete vedere, ma anche di autori importanti. E adesso, per ultimo, ma ovviamente non per ultimo, un grande applauso al nostro autore Diego Scarpanti, che tanto poi non te lo fanno più. È laureato in psicologia, studiato in varie parti d'Italia, da Padova, Verona, poi anche a Monaco, in Dove, ha scritto diversi libri e con questo, appunto, Donne maschiliste, ha ottenuto la menzione speciale per Inedite al premio Casentino 2022. Quindi, dunque, io direi di entrare subito un po' nel vivo. Come ha detto Michelangelo all'inizio, Donne maschiliste è un po' un ossimoro, però io credo che sia un testo proprio volto a rivalutare il ruolo della donna e la figura della donna, che in qualche modo una cappa, se mi permetti, una cappa che è ideologica, che è mediatica e che purtroppo fino a pochi tempo fa era anche sanitaria, avvince questo paese. Quindi secondo me l'autore cerca di scrostare un po' di quegli stereotipi, di quei luoghi comuni che hanno ingabbiato la donna. Cioè il femminismo, che secondo me insomma è ormai uno dei generi che va per la maggiore, è, secondo quello che io ho compreso di questo testo, il maggior problema per le donne. Cioè quello che impedisce alla donna di esprimersi in tutta la sua bellezza, in tutta la sua... Infatti nel testo si parla di bellezza fisica, ma anche e soprattutto spirituale, perché l'autore sostiene, credo non ha torto, che parlando tra l'altro anche del rapporto non soltanto della donna in sé, ma della donna rispetto anche all'uomo, quindi dell'unione, del rapporto intimo, l'autore, dicevo, ritiene che si sia nel tempo si è assistito ad una trasformazione, cioè l'incontro tra uomo e donna, che è un incontro contrassegnato dal corpo ma anche dall'anima, dallo spirito, eccetera, è stato sostituito quasi da un incontro tra il fallo e diciamo l'organo femminile, con un'ulteriore trasformazione, cioè il rapporto si è trasformato in una performance, e quindi come una performance sportiva anche l'incontro amoroso è diventato una performance. E infatti l'autore nel testo, ci sono dei passaggi che io mi sono così segnato, parla proprio di questo, cioè ormai si misura sia l'uomo che la donna la quantità del rapporto e non la qualità. Questo ha portato, secondo l'autore, però adesso magari ce lo spiegherà meglio, a dei paradossi. Il primo è quello che le donne hanno cominciato a comportarsi da uomini, quindi hanno cominciato a collezionare storie, maschi, avventure, senza un reale coinvolgimento emotivo. E questo le ha portate appunto, comportandosi da maschi, a perdere la loro femminilità. Perché hanno fatto questo? Perché per sfuggire in qualche modo ai sentimenti. E quindi si sono trovati di fronte a questa ambivalenza, cioè divise, questa summa divisio, la donna che in qualche modo vive la sua sessualità liberamente e quindi viene tacciata come una donna di facili costumi, anche come prostituta, utilizza anche questo termine, oppure è una donna che ha un ruolo puramente censorio, un ruolo puramente di giudicante nei confronti delle donne che invece hanno deciso di vivere la loro sessualità, e quindi per paura, per castrazione, loro puniscono moralmente, eticamente queste donne. Quindi questo è un primo paradosso. Il secondo paradosso, secondo me, è quello di cui l'autore anche parla, c'è un pezzo molto bello in cui l'autore parla del meccanismo di credito e debito a seguito di un rapporto uomo-donna. Cioè l'autore dice: la donna purtroppo è diventata, all'interno di questa suddivisione, o sante
o streghe o diciamo prostitute, e diciamo all'interno di questo meccanismo infernale, cioè dopo una relazione con un uomo o si sente in debito, quindi in colpa con se stessa per aver ceduto così alla passione, all'istinto, o vanta un credito nei confronti del maschio, quindi della serie che cosa siamo ora, quindi adesso, adesso che in qualche modo io ho ceduto, adesso cosa mi aspetta, cosa mi devi dare, e che è un altro meccanismo, meccanismo perverso. Ora, così, questo come introduzione generale, poi magari dottor Scarpanti, se lei insomma vuole aggiungere altro, chiaramente può farlo. Io partirei subito dal titolo e poi ovviamente dalla motivazione. Perché? Perché non è facile scrivere in un mondo che ormai è diventato esattamente come tu descrivi, come lei descrive nel libro, perché un libro... Dammi pure del tuo, tranquillo. Grazie. Perché un libro con questo titolo, e perché un libro sostanzialmente sulle donne, dando però una visione ed una caratterizzazione della donna assolutamente in controtendenza rispetto a quello che vediamo quotidianamente anche nei media e anche nella vita quotidiana. Allora, grazie a tutti per essere qui naturalmente, grazie per l'introduzione. È interessante anche confrontare, ieri ho fatto un'altra presentazione completamente diversa e vedere come una persona che legge il libro vede delle cose piuttosto che altre o quantomeno le sottolinea. No? Gli aspetti che hai rilevato tu sono molto diversi da quelli che mi hanno proposto ieri. Ma questo anche perché il libro, secondo me, è molto sintetico e molto ricco di spunti, no? Ci sono tanti capitoli anche molto diversi. Comunque, tornando alla motivazione, che mi sembra la parte più interessante, è banale. È un libro che ho scritto per amore. Il libro è dedicato a una ragazza e l'ho scritto proprio per lei. E poi naturalmente non solo per lei, cioè è un libro che può leggere chiunque, non solo le donne ma anche gli uomini, e per cui penso che la motivazione sia quella, cioè è una motivazione mossa dalla conoscenza e dall'amore, diciamo per le donne in generale, ma si può anche dire per l'umanità, perché poi naturalmente la corruzione della donna è la corruzione di tutti, naturalmente. Però prima di partire magari con un racconto articolato, io ho pensato di raccontare una favola, no, che avevo preparato anche ieri, poi non sono riuscito a dirla, perché è molto, cioè, mi sono accorto che molto spesso certi passaggi non vengono sottolineati abbastanza. Allora, la favola è molto semplice, è questa. C'era una volta una femminista. Questa femminista va a una festa. In questa festa ci sono 100 uomini, 70 dei quali sono bravi ragazzi, 20 sono un po' birichini e 10 sono dei mascalzoni. La femminista ignora completamente i 70 bravi ragazzi, fa un po' la civetta con i 20 birichini e poi flirta col più mascalzone di 10 mascalzoni. Alla fine della serata andrà a casa con lui e farà un'esperienza sessuale con lui. Il punto qual è? Che nella sua esperienza empirica tutti gli uomini sono mascalzoni. No. Seconda parte della favola. C'era un maschilista. Il maschilista va a una festa. In questa festa ci sono 100 donne. 70 sono delle brave ragazze, 20 sono delle birichine e 10 sono delle brutte donnacce, diciamo. Avete già capito come va a finire. Il maschilista non vede neanche le 70 brave ragazze, proprio non le vede. Fa un po' il galletto con le 20 birichine e poi ci prova spudoratamente con la più sfacciata, la più sexy delle 10 donne. Nella sua esperienza empirica, tutte le donne sono così, no? Tutte le donne sono di facili costumi. Perché? Perché la verità è che ognuno vede quello che è stato preparato a vedere. Il tema centrale del libro, che faccio veramente fatica a trasmettere, è questo. L'amore non è fatto solo di emozioni. La componente centrale dell'amore è una componente intellettuale, ovvero spirituale, perché la parola intellettuale può essere usata come sinonimo di spirituale, no? Lo spirituale è l'intellettuale, intendendo per intellettuale l'intellettualità pura, che non è la razionalità, perché la razionalità è
agire e pensare per oggetti, cioè per cose concrete. L'intellettualità è un ragionare per principi, no? Quindi l'amore tra due persone, tra un uomo e una donna, scatta quando c'è una presa, un'unità nel principio. Qual è il punto? Che nella società moderna, per vari motivi, che adesso è anche un po' lungo spiegare, siccome questi principi sono persi, non si insegnano alle università, non si insegnano più neanche quando vai a catechismo, a livello religioso, non si insegnano da nessuna parte, le persone, uomini e donne, sono portate a giudicare non solo le cose, ma appunto anche le altre persone, solo in termini oggettivi, materialisti, se non appunto addirittura in termini di performance. Perché è ovvio, se io valuto una donna solo in termini estetici, mi interesseranno le curve del suo seno, mi interesserà se è brava a letto e il tutto si esaurisce lì, no? Quando è ovvio che una coppia ha bisogno di ben altro. Non dico che non si vive col pane, no? Si vive, ovviamente bisogna mangiare, bisogna fare anche le cose di ordine pratico e materiale. Però il vero amore, ovvero la vera unità di un uomo e di una donna, è un'unità che può avvenire solo in termini intellettuali. E questa è la cosa più difficile da far capire alle persone, perché tutta la società, la scuola, i media, insistono solo sull'aspetto estetico, no? L'uomo deve essere muscoloso o quantomeno pieno di soldi e la donna deve essere bella. Poi in particolare alla donna, a me è quello che dà più fastidio, no? Guardando la letteratura, il cinema, i personaggi anche della letteratura più gettonata, femminili, sono delle figurine senza cervello, no? Cioè i personaggi dei film, le donne quando ci sono nei film, prima sono sempre bellissime, e già lì insomma è una rappresentazione un po' discutibile. Ma poi le cose che dicono queste donne sono assolutamente delle banalità, no? Solo all'uomo è riservato un ruolo, non so, di intelligenza, non so, Sherlock Holmes, no? Cioè cose di questo tipo, no? La donna viene sempre legata a un ruolo, non dico da deficiente, ma sicuramente di persona passiva, e che è lì solo per metterci un bel sorriso, o addirittura solo delle belle tette, perché poi comunque i film sono sempre più pieni di nudi, no? Perché questo è un altro aspetto che a me fa imbestialire, perché poi qual è l'effetto, il risultato? E questa è una nozione, diciamo, proprio strettamente psicologica. Siccome l'apprendimento è fondamentalmente basato sull'imitazione, no? Se i modelli che vengono proposti sono modelli di donna super sexy, seminuda, che francamente anche si atteggia, no? In modo eccessivamente provocante, cioè in modo quasi da parodia, cioè è fin troppo sexy. Non so se è presente, non so, le modelle che sfilano in passerella, no? Non è solo un leggero ancheggiare che può essere anche elegante e avere un suo erotismo legittimo, è enfatizzato al punto che diventa quasi fastidioso, no? Cioè è esasperato in una maniera impressionante. E siccome quello è il modello ovunque, nei videoclip musicali, nel cinema, addirittura anche a teatro, ovviamente una ragazzina cos'è che impara? Impara quello che vede, no? Il modello è quello, e quindi poi l'aspetto manifesto, cioè che viene messo in scena come habitus, cioè come modo di comportarsi, è quello. Sacrificando tutto il resto, non riuscendo neanche a pensare che c'è qualcos'altro, cioè che quello che invece va sviluppato è l'aspetto intellettuale, perché poi è quello che ti serve, ad esempio, per scegliere l'uomo giusto, no? Cioè, per scegliere l'uomo giusto bisogna essere intelligenti, no? Se la donna non sviluppa questa capacità, che peraltro è connaturata alla sua natura, dopo magari parleremo della natura in senso, no, metafisico, alla donna è concesso avere una capacità di giudizio superiore all'uomo, no? Nella Kabbalah ebraica corrisponde proprio alla Sefirot della Gevurah, cioè del giudizio, no? Dell'intelligenza. La donna può e riesce a giudicare meglio proprio perché per sua natura ricorda tutto, vede dei dettagli che l'uomo non vede assolutamente, e questo è nella sua natura perché la società intera si basa sul giudizio delle donne. Le donne devono giudicare i bravi uomini e le brave donne.
Adesso il massimo a cui ambiscono le donne è spettegolare, no? Anche le massaie spettegolano, ma lo spettegolare, il mormorare. L'altro giorno il prete da cui vado a lezione, perché sono iscritto a teologia, diceva che il peccato che viene confessato e non nel confessionale dalle donne, perché c'è un bias di genere anche a livello di confessione, no? Gli uomini confessano che guardano il sedere alle altre donne, è il peccato più comune. Invece la donna confessa che spettegola, no? Cioè è il peccato tipico delle donne. Ma questo peccato è un peccato tipico delle donne proprio perché per sua natura lei è portata a giudicare. Ma non è una cosa negativa giudicare, questo è un altro stereotipo che viene insegnato, no, a livello di mass media. Se tu giudichi, se tu critichi oggigiorno, vieni sommerso da una bordata di fischi, no? Cioè è vietato criticare. Chi critica viene subito etichettato come polemico, complottista, antisociale, no? Antigovernativo. Cioè la critica, il senso critico, che è del tutto naturale, soprattutto in una donna, e del tutto legittimo per la società, non si può più fare. Bisogna accettare tutto passivamente, perché la tolleranza prevale su qualsiasi senso critico, no? Cioè l'unico diciamo valore che viene celebrato è la tolleranza. Uno deve essere tollerante per qualsiasi cosa, e la critica va posta in un angolo. Non so se vuoi controbattere. Mentre tu parlavi, mi sono venuto in mente durante un'intervista di un grande uomo di spettacolo, ma anche uomo di vita, non so se qualcuno ricorderà, Gianfranco Funari, che è deceduto un po' di tempo, e il quale durante un'intervista, credo da Marzullo, ma insomma, in un'intervista di una ventina d'anni fa, lui parlando proprio dell'amore diceva questo, l'amore vero, lui diceva, è dei principi. Ma non intendo i principi come nobili, ma i principi del sentimento, dell'emozione, del calore, della sensibilità, eccetera. E lui disse in dialetto, insomma, romanesco: se non sei principe di queste cose, te puoi accoppiare, non te puoi innamorare. Però io la cosa che pensavo è questo, perché tu giustamente hai detto ci deve essere, no, un coinvolgimento anche intellettivo e spirituale, però cioè, vi deve essere anche un substrato culturale e spirituale. Cioè, non pensi che questa deriva che tu hai descritto nel libro e anche poco fa sia dovuta proprio anche a un impoverimento culturale del paese, delle persone, perché cioè i modelli, tu giustamente evidentemente ti riferisci alla TV, ai media, ai reality e quant'altro, che veicolano certi messaggi, però effettivamente per ambire ad un certo tipo di rapporto, di completezza di rapporto, occorre innanzitutto una conoscenza di se stessi, ma anche un'elevazione personale che non è comune. Ecco perché si vedono tante storie basate esclusivamente solo sull'attrazione, eccetera, ma perché gli stessi protagonisti non hanno altro forse da offrire. Cioè, o meglio, potrebbero, ma dovrebbero fare un percorso piuttosto lungo. E quindi di qui su 100 coppie ne trovi una, due, che forse rientrano in quella categoria a cui tu magari fai riferimento anche nel testo di cui hai parlato, o sbaglio? Cioè, pensi che ci sia anche proprio un problema di impoverimento culturale, spirituale, che chiaramente non parte da oggi, no, ma certo, da tantissimi anni? Allora, sì, ovviamente la cultura è l'insieme dei culti, no? È ovvio che tutto parte dall'aspetto spirituale. Adesso mi hai dato il là per fare un piccolo cappello storico, no? Parlando di femminismo. Ieri parlavamo del fatto, no, che il femminismo nasce addirittura nell'Ottocento, però nella realtà la versione moderna, anche perché è stata la mia esperienza, no, personale, soprattutto negli anni 60, che c'è la rivoluzione sessuale, che c'è un'uscita, diciamo, del genere femminile da un certo tipo di stereotipo che io stesso riconosco avesse grossissimi limiti, no? Per cui diciamo che il femminismo fino agli anni 60 e 70 io lo condivido in linea di massima, anche se può essere corretto per alcuni aspetti. Però il punto è che in realtà il femminismo ha avuto una caduta anche culturale e teorica impressionante, nel senso che se il femminismo è andare alla ricerca di un'identità femminile dal punto di vista appunto culturale, spirituale e di qualità, io sono femminista e lo dico sempre, ma il femminismo non fa questo. Cioè il femminismo di oggi è solo
fare, cioè volere attribuire alle donne tutto il peggio, cioè tutti quei comportamenti bestiali che hanno sempre tenuto gli uomini, e non solo gli uomini, ma gli uomini maschilisti. Per questo dico donne maschiliste, perché il femminismo di oggi è un maschilismo travestito da femminismo, ok? Allora, io ho fatto una riflessione, non so, non mi ricordo se no, non c'è nel libro, è una cosa, diciamo, proprio di base, di background, perché è una riflessione storica. Il femminismo ha fatto questa pensata qui, no? Cioè, soprattutto negli anni 60, a seguito della liberazione sessuale, diciamo, del 68, e anche l'avvento delle droghe libere, o libero comunque, che prima non c'erano perché sono state sintetizzate in quegli anni, sono aumentate tantissime le violenze di uomini sulle donne, non a caso, no? Perché se tu dici sesso libero e droghe libere, l'uomo per sua natura è anche un po' violento, è anche abbastanza normale aspettarselo. Allora, siccome c'era questo fenomeno di cui io sono consapevole, reale, le femministe hanno fatto questa pensata, proprio negli anni 70, hanno detto: se noi prendiamo i maschietti da piccoli e li educhiamo in modo più femminile, no? Noi potremmo ottenere una generazione di uomini adulti successivamente meno incline alla violenza, no? Questa è stata la pensata, e del tutto legittima, cioè ha un senso ragionare in questi termini. Il punto qual è? Che non è andata come si aspettavano loro, no? Anzi, io dal mio punto di vista, questi uomini, la cui virilità è stata messa in discussione, sono proprio gli uomini più pericolosi. Capito? Perché snaturare, cioè confondere le idee dal punto di vista sessuale, e poi ultimamente siamo arrivati con una nuova ondata di questa cosa qui, perché è iniziata con una leggera femminilizzazione, adesso si parla di fluidità, no? Cioè adesso l'idea degli psicologi e delle psicologhe è di distruggere tutto ciò che è innato nella bambina e del bambino, e dopo, in un secondo momento, vendergli il vestito del maschio e della femmina, che uno sceglierebbe liberamente. Secondo me è una pazzia, anzi, ha anche degli risvolti commerciali, mercantili, se vogliamo. Per cui, allora il femminismo è iniziato, no, con l'idea di femminilizzare. In realtà ha peggiorato le cose, i disturbi di identità di genere si sono moltiplicati, e soprattutto, secondo me, si sono moltiplicate le violenze, perché l'uomo violento nei confronti di una donna è un uomo insicuro, non è un uomo maschilista. Cioè, l'uomo virile, se proprio deve mandare a quel paese la donna, la manda a quel paese e finisce lì. Cioè, non ha nessun bisogno di mettergli le mani addosso. L'agito violento è l'agito di un uomo insicuro, che pone la questione sulla fisicità proprio perché magari non riesce a tenere banco con la donna che è più sveglia no, nel parlare. Quindi qui intanto si vede subito che c'è un limite intellettuale, in questo caso degli uomini, no, che non sanno tenere testa a una donna a livello, no, di dialogo. E allora vanno per le spicce, capito? Io la vedo così. Per cui bisogna fermare subito queste teorie che vengono distribuite in tutte le Anche le scuole, università, diciamo. in tutte le università, in tutte le scuole, in tutti i dipartimenti, che vengono calate dall'alto e che purtroppo vedo applicare senza, appunto, riflessività e senza nessun spirito critico, perché è vietato criticare, no? Quindi io vedo i maestri e i professori molto perplessi riguardo a certe prese di posizione ideologiche, però sai, uno dice: boh, è stato deciso al ministero, sarà vero, no? E invece, non, secondo me, non è così. La questione va un attimo analizzata e pensata meglio. Non so, dimmi. Prego, No, 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 mentre parli mi. no, se ti viene in mente appunto qualcosa, sì. Per cui c'è il discorso, tornando al discorso della teoria, no? Ognuno vede quello che vuole vedere. La femminista, nella sua versione moderna, addirittura è arrivata ad avere un'esperienza talmente negativa con i maschi, per vari appunto motivi, perché il maschio è violento, perché la società è violenta, che alla fine quello che viene meno è proprio la fiducia, no? Però il punto è che la fiducia è proprio il carburante dell'amore, cioè se tu non ti fidi di nessuno, Dunque è molto no? E in pericoloso. particolare se una donna non si fida del genere, non si fida di un uomo, perché
ci sta che non ti fidi di quella persona lì perché si comporta male, ma se la sfiducia diventa antropologica, no? Se c'è questa battaglia, che peraltro non è una novità storica, perché è una cosa che è già accaduta nel passato, basta pensare alla letteratura greca, gli amazzoni. No, vedo il pubblico che ha voglia di intervenire. Intervenire, è vero. Però facciamo finire. Finisco con questo discorso qua della fiducia. La fiducia è assolutamente fondamentale per intavolare qualsiasi tipo di rapporto umano. Il femminismo di oggi insegna alle donne a non avere fiducia per principio, no? Per ideologia gli uomini sono tutti degli orchi, tutti. E questo non è vero, ci sono sicuramente degli orchi, ci sono sicuramente degli uomini che io stesso prenderò a schiaffoni, ma non si può ragionare così, perché questa cosa qui non è altro che la parte speculare del maschilista che dice che le donne sono tutte, insomma, capite? Ecco. Lo sguardo della persona che non è capace di fidarsi è lo sguardo del paranoico. No, che in letteratura, questa è proprio una nozione di clinica psicologica, in letteratura lo sguardo del paranoico si definisce così, è lo sguardo con la testa rivolta verso il basso e girata a sinistra. Il paranoico ti guarda così, perché lo sguardo verso il basso è lo sguardo della vergogna, no? Cioè dell'incapacità di porsi sullo stesso piano rispetto agli altri. E verso sinistra è lo sguardo della paura, è la postura della paura, cioè sei pronto a scappare, che si scappa sempre a sinistra. Quindi le persone che ti guardano così, leggermente a sinistra, no? Quello è lo sguardo, si dice, del paranoico, cioè della persona che non si fida per principio, anche nei confronti degli sconosciuti. Questa postura, che appunto riflette a livello di sintomo un problema tuo spirituale, appunto, nel senso che tu hai creduto a quest'idea, cioè che tutti gli uomini sono dei mostri, ti mette nella condizione che poi un uomo, quando ti vede che tu hai quell'atteggiamento e quella postura, non può far altro che restituirti quello che tu ti aspetti, perché diventa ostile. Perché io, quando un paranoico mi guarda, lo percepisco come ostile, e se lui, se lei, questa donna, è ostile, io sarò ostile nella stessa misura, capito? E questa è la distruzione della società, capito? Una società che si basa sulla sfiducia. Poi veniamo dalla pandemia, che ha avuto la stessa dinamica della sfiducia reciproca per altri motivi. La società si distrugge, proprio si sbriciola completamente, perché viene meno la fiducia reciproca, che dovrebbe essere almeno in una misura minima il collante per il fatto che siamo esseri umani. Io sono esposto a delle riflessioni. Va bene, allora intervengo io. No, Angela, no, non te ne scelgo. Ti ringrazio di essere presente qui. Manca Francesco, la nostra anima, il nostro, nostro presidente. Quindi vi ringrazio per la presenza, ringrazio Rica per aver proposto un altro libro interessantissimo, e Mauro per la presentazione, e Diego appunto per questo contributo. Però io devo farvi constatare un aspetto che dobbiamo mantenere come principio al pensatore, cioè di far girare il libro, aprire una pagina a caso eventualmente, poi da lì i nostri pensatori possono entrare, avere spunto per farti una domanda. Ma possiamo farlo tranquillamente, certo. Ma giusto così, per mantenere, per chi vuole comunque leggere qualche passaggio, per sottoporti, anche a prescindere dal passaggio del libro, qualche perplessità o constatazione o qualche domanda stessa. Quindi adesso avremo gli interventi oppure un passaggio del libro, se volete. Angelo. Sì, certo. Allora, voglio chiedere due cose. Vabbè, la prima, cioè, se non vuoi rispondere è informale comunque, e la seconda è poi una tua opinione. Vabbè, la prima è da dove vieni più o meno, cioè, geograficamente? Sì. Da Mantova. Ah, ok. No, giusto per... Era molto peggio, come lo hanno. No, per collocare più o meno l'accento è una visione così. Ah, ok. Poi la seconda cosa... questa la sapevo.
Era facile, però. La seconda è un po' più complessa. Ok. Comunque. In concentro. Il tuo punto di vista è interessante, diciamo, e non do un giudizio in merito. Volevo chiedere cosa pensi su un uomo, sull'uomo, che nel suo rapporto con la donna, con la sua compagna o moglie, ha questa ricerca della madre. Cioè, se il rapporto con la madre, secondo te, ha influito, influisce, e in che misura nella relazione che un uomo ha con la sua compagna? Perché qui abbiamo una visione, anche Francesco ce l'ha spiegata più volte, psicoanalitica, e volevo sapere la tua, poi se vuoi ti diciamo quella che porta avanti Francesco. Ok. Allora, è un tema caldo anche questo, i mammoni, no? Io penso che la mamma non c'entri niente. È il problema che manca il papà. Perché è il papà. Io ho scritto un capitolo che parla di cose, diciamo, insomma, non proprio quell'argomento lì, ma un po' lo spiega. È l'assenza del papà che rende la mamma insostituibile, perché è il papà che entra nel triangolo edipico, e questo appunto mi rifaccio un po' alla psicanalisi, no? La diade mamma figlio è una diade particolare, perché il figlio esce letteralmente dalla mamma, non solo fisicamente ma anche spiritualmente. Il bambino piccolo non pensa con la sua testa, pensa con la testa della mamma. Uno psicanalista famoso, importante, di origine indiana, si chiama Bion, spiegava proprio questa cosa qui. È la mamma che insegna al bambino a pensare, cioè che dà al figlio la capacità di pensare. Lui la chiamava funzione alfa, no? Quando i bambini sono molto piccoli, 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 quando entrano sconosciuto, la prima cosa che fanno è guardare la mamma. Perché hanno bisogno di sapere dalla mamma cosa devono pensare. È pericoloso? Non è pericoloso? Capito? Però cosa succede? Che siccome c'è questo legame fortissimo di tipo spirituale, se non interviene il papà per vari motivi, perché il papà non c'è fisicamente o non c'è spiritualmente, nel senso che c'è fisicamente ma non c'è, cioè non fa il papà, perché magari appunto è un altro mammone anche lui, Il bambino non riesce a staccarsi, perché la funzione del papà è proprio quella di tagliare il cordone ombelicale, cioè di proiettare il bambino fuori e dirgli: vatti a cercare un'altra donna, tesoro mio. Ok? Quindi sicuramente io non credo alla tesi che troppo amore faccia male. Poi ci sono anche degli amori malati, cioè c'è anche l'aspetto, che è sempre in letteratura, della mamma divoratrice del bambino, cioè la mamma ipercontrollante, la mamma che ti sta troppo addosso. Quello è patologico, ma ha un altro, ha altri effetti, quindi non riguarda questa cosa qui. Io questa cosa qui la spiegherei come assenza del padre proprio. Della funzione paterna, dell'aspetto spirituale, capito? Perché la madre è mater, cioè è materia, il pater è fater. La parola fater, latino pater, deriva da fas. Fas vuol dire la parola di Dio, è proprio l'aspetto spirituale, no? Il padre deve dare al bambino una capacità, una funzione intellettuale che il bambino non ha. Se non c'è questa trasmissione spirituale del papà, il bambino rimane cresciuto a metà, e parlo di aspetto intellettuale però, non sto parlando di fisicità. Può essere un grandissimo atleta, può essere anche un ingegnere, cioè può sviluppare tutte le sue capacità razionali, perché sono di un livello inferiore, quindi sviluppa il linguaggio, sembra una persona del tutto normale, ma non svilupperà la sua autonomia, capito? Non dirà mai quello che pensa, perché non lo sa neanche lui. Perché per sapere quello che ti piace, devi pensare con la tua testa, non con la testa della mamma. Spero di averti risposto e di aver incontrato, insomma, anche il tuo accordo. Non so, adesso... Che facciamo? Leggiamo un passo.
Sì, possiamo fare un applauso prima? Sì, io lo trovo troppo buono. Dopo ti offro da bere. Se posso... No, facciamo leggere a loro. Okay. No, no, ma, no, 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 fai leggere lui che mi fido del suo giudizio. Okay, no, curioso, no, anche se sono curioso. Dopo ma ne leggiamo anche un altro, non è un problema. Una parte in cui parli proprio... una parte diciamo così scabrosa del libro. Chiedo scusa, è una ospite che viene da fuori, accomodati. Simone sta qua. Benvenuta. Qui c'è posto. Allora, anche se qui in genere lo scegliamo a caso il... Ma come la volete, è uguale, facciamo quello che... Vabbè, prossimo giro a caso, roulette russa. Allora, questa così è da... Ok. Allora, mentre l'uomo agisce un'invasione di campo, cioè sconfina nel territorio corporeo altrui, senza mai mettere in discussione i propri confini corporei, la donna è costretta ad un lavoro intrapsicologico molto più complesso. Deve letteralmente accettare un'invasione di campo e di senso, deve far entrare un altro individuo dentro di sé, deve saperlo ospitare in modo funzionale l'attività sessuale, in ultimo deve anche sapere accettare di perderlo e ritrovare i propri confini che aveva perso. Non solo, la donna a differenza dell'uomo rischia di rimanere incinta, il che non significa deresponsabilizzare il maschio per questa circostanza, significa semplicemente che la promiscuità sessuale per la donna risulta essere un'attività molto più pericolosa, quasi un nonsense, poiché nel caso in cui rimanesse incinta e avesse avuto rapporti con più uomini, in modo ravvicinato, non saprebbe nemmeno stabilire chi è il padre. Ciò invece non può accadere a un uomo. Ok, allora, a parte la seconda parte che è sempre foriera di discussioni animate, perché no, la donna si sente, le donne in genere si sentono defraudate della libertà sessuale, di cui magari parleremo. La prima parte riguarda appunto l'esperienza intima, no, del rapporto sessuale. Sta parlando, è la parte in cui parlo del rapporto sessuale e dei due punti di vista, no? Allora, l'uomo quando ha un rapporto sessuale non mette mai in discussione i propri confini, no? Io entro in una donna ed esco, ma nessuno è entrato dentro di me. Invece, per la donna è diverso. Cioè, l'idea principale è che l'esperienza della sessualità è completamente diversa. Dalla prospettiva, nelle due prospettive di uomo e di donna, l'uomo la vive in una certa maniera, la donna in un'altra maniera, tanto per introdurre il discorso e dire che i maschi sono diversi dalle femmine, cioè sono due mondi separati. Nel caso della femmina in particolare, appunto, l'esperienza sessuale è molto più intensa, molto più partecipata. Per cui non vuol dire che la donna ovviamente non sia libera di andare a letto con chi le piace, questo è ovvio. Però il modello maschile, e non solo direi il modello maschile, ma il modello del Don Giovanni, no, che è sbagliato anche per gli uomini, sicuramente non può essere proposto per la donna, no. Io non credo che andare a letto con 100 uomini all'anno sia la via della felicità per una donna. E qui è il discorso della quantità al posto della qualità. Anzi, se una donna inizia a ragionare così, cioè se una donna inizia a collezionare uomini, no? E io lo vedo perché, no, magari ho qualche amica, no? Qualche amica giovane che si un po' si confida, no? E ci sono ragazze adesso, no? Che mi è rimasto impresso una che mi diceva che andava a letto con 3 uomini alla volta, nel senso uno in una città, uno in un altro, in modo confuso. Ecco, questo tipo di vita sessuale è appunto solo confusione, cioè per una donna, ma anche per un uomo può essere un po' confusivo, ma ancora di più per una donna. Scusa. E sarebbe il sintomo, dopo ti faccio intervenire, e sarebbe alla fine il sintomo sempre di una necessità, cioè la donna comincia a percepire questo tipo di libertà sessuale basata sulla quantità come un'esigenza proprio nel momento in cui ha già perso la percezione della qualità. Cioè, se tu senti dentro di te che hai bisogno di 100 uomini, e la stessa cosa vale per l'uomo, di 100 donne, è perché per tua esperienza non hai mai trovato una persona che ti piaccia veramente. Cioè, non hai ancora capito che la qualità può sostituire qualsiasi numero di uomini e qualsiasi numero di donne. E questo è il punto. Ed è il discorso della qualità. Capito? Cioè, il discorso della qualità è talmente misconosciuto che le persone non riescono a capire che
fare l'amore con la persona giusta è insostituibile. Cioè, quell'uomo lì o quella donna lì non riesci a sostituirla con altri 100 uomini. Tu puoi andare a prendere chi vuoi, ma non ci riesci. E perché non ci riesci? Perché l'aspetto spirituale è, per sua definizione, unico, no? È un'unità vissuta, percepita, che si struttura dentro di te e che non, nel cuore c'è spazio per una persona sola. Hai capito? Io non voglio partire dal sesso, voglio partire dall'ascolto, che credo sia un valore trasversale. È un valore su cui si basa una relazione d'amore. È un valore anche, o una condizione nella quale io, se non ascolto, non riesco a vivermi neanche una buona prestazione sessuale, anche molto bassa, perché voglio dire, stare nell'ascolto dell'altro significa anche capire quello che piace, no? O stare nei ritmi fisici, per esempio, per arrivare ad un orgasmo. Cosa sta succedendo qui stasera, proprio in questo momento? Perché a me piace contestualizzare, bravo, cioè invece che andare nella generalizzazione andiamo in quello che si definisce essere il qui e ora, no? Che forse stiamo parlando di andare a veicolare delle relazioni che la premessa è stata debbano essere orientate sull'aspetto della intelligenza, della spiritualità e del fare. E voglio dire, anche questa tra noi in questo momento è una relazione d'amore, no? Perché mi viene da dire che io non sento di dire che la sua vita sessuale promiscua o la sua vita matrimoniale fedele da 40 anni, non sento di poter giudicare che la sua è malvagia e che la sua è positiva. Non sento di poter dire che esiste una categoria di femministe o una categoria di maschilisti. Sento di poter dire che ognuno di noi ha il suo copione. Prima si è parlato di cabala. Io penso che, voglio dire, siamo delle persone alla ricerca di qualcosa. In alcuni momenti, per me, ricercare, come dire, l'attenzione o la carezza, anche prendendomi non so, un momento da ogni uomo all'interno di 3 anni della mia esistenza, può portarmi, come caratteristica evolutiva, a cercare poi quello che è importante per me. Se io invece blocco questa ricerca o giudico quella donna che forse domani incontra l'anima della sua vita o è pronta proprio grazie a questo percorso a vivere una relazione più matura, probabilmente io la blocco e la cristallizzo, ma soprattutto la etichetto. Però, come dire, ognuno è portatore della sua idea. Io quello che ho sentito è che non mi colloco da nessuna parte, cioè non mi piace questa cosa di far parte di una favola dove ci sono, ho vissuto male proprio nella pancia, no? I buoni, i così così, i mascalzoni, i femministi, i maschilisti. Io sono psicologa, io parlo eventualmente di copione. Allora, se su 100 uomini io mi vado a scegliere quello che mi danneggerà, non sono né una sporcacciona, né una femminista, né una che deve sperimentare il sesso, probabilmente sto in una situazione copionale nel quale mi vado a cercare chi continuerà a danneggiarmi, perché ancora non mi sono evoluta. Poi, che ci sia una cattiva educazione affettivo-relazionale, questo sì, che diciamo, più che cercare sesso, non riusciamo a stare nelle emozioni, questo sì, ma se noi andiamo nell'etichettamento, non andiamo ad aiutare qualcuno che può anche, perché no, attraverso una sperimentazione sessuale, capire quello che è più giusto per me, altrimenti poi diventiamo giudici di qualcosa che neanche conosciamo. Non so se è chiaro, no? Come dire, credo di sì, posso anche rispondere prontamente. Poi non lo so se qualcuno arriva a realizzare la propria storia d'amore all'improvviso, immediatamente, senza passare attraverso una evoluzione. Come dire, anche
i maggiori psicologi hanno attraversato dei drammi esistenziali, anche quelli che sono diventati giudici probabilmente in passato hanno commesso, no, non so, delle, delle, dei furti, non so, delle, insomma, delle, delle, dei, 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 dei reati non, non, non segnati. Facciamo altre domande poi. La domanda è, non è una domanda, scusa, devo fare per... No, no, ma per me va bene così, ha dato... Ha dato, dire, già molte. Ha dato degli spunti molto interessanti. Mi piace pensare che chi scrive abbia l'intento di mettere in giro un'idea e quest'idea poi diventa seme per chi la ascolta. Anche il confronto non, come dire, approvante è comunque un... foriero di una condivisione, no? In qualche modo stiamo riflettendo su, su di noi, sugli altri e quant'altro. Cioè non è che dobbiamo essere sempre d'accordo. Del resto, proprio lui, proprio lui ha parlato prima di pensiero critico, no? E quindi veicolare questa idea e poi bloccare un pensiero critico credo che non sia poi... Era per gli altri, sicuramente per gli altri. Sì, sì, ho finito. Allora, sì, la signora... che ha anche detto che è psicologa, ha espresso in pochi minuti tutta la mentalità moderna, che io contesto, non solo io naturalmente, in toto, no? Cioè l'idea che l'amore sia il frutto di un esperimento scientifico, no? Ed è normale che sia così, perché gli psicologi vengono addestrati con questa ideologia, cioè il metodo sperimentale, vado per prove ed errori, no? Che è sicuramente un metodo di conoscenza e vale per tantissime cose e può dare anche dei risultati, spesso, ma non è la via dell'amore, come si potrebbe dire, non è la via che ho indicato io l'ho detto subito, è una questione intellettuale, di intellettualità pura, quindi non c'entra niente l'esperimento e non c'entrano niente le emozioni. Confondere le emozioni con l'amore è un errore gravissimo, ma comunissimo, e abbiamo avuto una dimostrazione adesso, no? Cioè credere che l'amore sia provare una serie di emozioni. Non è quello, perché le emozioni, basta una bella ragazza, se tu sei un uomo sensibile, anche una bella ragazza sconosciuta ti fa venire un'emozione, non è quello il punto. Il punto è l'aspetto intellettuale, e l'aspetto intellettuale non ha bisogno di alcuna sperimentazione, ma ha bisogno di un'evoluzione, e qui sono d'accordo, ho usato la parola di evoluzione, non è proprio la parola migliore, evoluzione, però si può accettare un'evoluzione però dal punto di vista intellettuale, che una volta era perseguita, perché nell'antichità sia i maschi che le femmine erano sottoposti a un rigido protocollo per sviluppare il loro intelletto. Adesso la scuola moderna è talmente lassa e appunto talmente prostituita all'industria, all'estetica, al sensualismo, che tutto quello che rimane dal punto di vista intellettuale è il metodo sperimentale, che non riguarda l'amore, non è così che funziona. Ma è un amore agape o è filia? O è agape è la cena... Allora filia... Perché in questo momento l'amore come si declina? Quale, certo. Certo. Allora, ad esempio, tutti traducono il termine, no, philos come amore, ma non significa quello. In greco, in greco, phileine, significa scambio di giuramenti. E mi sembra che quello per giurare, bisogna fare, cioè, giurare, promettere una cosa a una donna, non è un'emozione. Cioè, è un patto di sangue, cioè, lo giuri e lo prometti davanti a Dio. Al di sopra delle emozioni hai accennato tu. Al di sopra, certo. Quindi, cioè, se è solo per emozioni, se l'amore si basa solo sulle emozioni, allora un amore di tal fatta incorpora automaticamente il tradimento. È ovvio che è così. Perché è ovvio che conti anche un'altra donna o un altro uomo interessante. Se uno fa un lavoro a contatto col pubblico, comunque che incontri tante persone interessanti, è ovvio che prima o poi trovi una persona che ti emoziona. Se il tuo amore per il tuo marito, la tua moglie, quello che è basato solo sulle emozioni, stai pur sicuro che magari rimarrai fedele, perché magari hai una forza di volontà notevole, ma sarà una tortura, capito?
le persone che dicono che rimangono fedeli, perché ci sono, no? Che dicono, oh, ho incontrato una, però sono stato bravo, E però trasmettono, tu capisci che hanno sofferto come delle bestie, no? Per rimanere fedeli. Per carità, meglio lui di quello che tradisce, se vogliamo, però se tu soffri così tanto, vuol dire che non ami tua moglie e sei talmente fesso che non ti trovi, cioè non ti procuri neanche qualcosa che va bene per te solo per un adeguamento a una regola che non sei in grado di capire, perché la fedeltà è una cosa da capire, non è il guinzaglio che ti metti al collo, capito? Quando io sono stato innamorato, e mi capitava, perché poi quando hai la fidanzata diventi anche più interessante, questo è un altro tema maschilista famoso. Mi è capitato anche a me di avere altre avance, o meglio, di capire che altre donne erano disponibili. Però non ti viene naturale, senti un blocco, ma che ti viene da dentro. Cioè, non è una violenza che io esercito nei miei confronti, è una privazione di libertà. Io preservo la mia libertà amando quell'altra donna, perché quando sto con lei mi sento veramente libero, quindi la libertà vera è quella. Vendere la libertà sempre in termini quantitativi, no? Ah no, se tu dici che la donna non può avere tutte le parole, allora stai limitando la sua libertà. Io, le donne fanno quello che vogliono, io non vieto niente a nessuno. Io sono qui a portare la mia esperienza e quello che mi sembra aver capito e cercare di trasmettere l'idea che per sentirsi veramente liberi devi essere innamorato veramente di una donna e solo con quella donna lì ti senti veramente libero. Se per te la libertà è andare con altre donne, quella è una falsa libertà, è una libertà meccanica, non è la libertà del cuore, di poter amare veramente fino in fondo quella donna lì. Perché nel cuore, dentro, c'è posto per una persona sola. Questo è il punto. Pensare di metterci dentro tre persone, secondo me, non funziona così. Ma è l'età dell'adolescenza, arriva a ciò. Quando è non è l'età adolescenziale che possa accadere ciò. Beh, allora, secondo me, no, beh, dopo se parliamo dall'aspetto, se parliamo dall'aspetto pedagogico... Sempre agli altri, scusate. Allora, leggiamo, dimmi, Angelo, sei qui. No, gli interventi qui posso sono... Posso fare un intervento rivolto a prenotazione. Lui. È lui proprio. No, per una cosa che ha detto, così ti riposi un po', perché noi siamo molto, diciamo, attivi. Sessualmente. Non le veniva la parola. Aveva avuto paura a te. No, e non c'è Francesco che è proprio il caos. Va bene, quindi stavolta è straumatizzato. Allora, no, voglio chiedere a lui, siccome ha fatto una citazione, no? Ha detto solo i principi si innamorano. Sì. E l'hai detto tu, non so di chi sì, è qualcosa. Mentre le persone comuni si accoppiano. Volevo che ci spiegassi meglio il concetto. Ma non lo so, io l'ho letto in un'altra maniera, l'ho letto. Non lo so che io. Sì, era funare. Io l'ho letto in un'altra maniera, a parte che poteva essere anche semplicemente una provocazione, perché ci sta anche. Ma secondo me un significato che si potrebbe attribuire a questa espressione è che appunto principi sta per intellettualità, cioè si ama intellettualmente. Quindi se passa l'idea, che secondo me non è vera, che le persone che fanno lavori più umili sono meno intelligenti, e non è vero, allora vale questa frase, ma non è così in realtà, anzi, non è affatto così. Spesso le persone più umili hanno un'intelligenza che gli stralaureati non hanno affatto, perché il nozionismo, che è quello che viene insegnato nell'università, ti riempie la testa di informazioni e alla fine cosa cambia? Cambia che pensi di avere studiato tante cose e di aver capito tante cose, diventi superbo e arrogante e ti privi della fantastica possibilità di parlare con chiunque e di imparare e di continuare a crescere spiritualmente. Cosa che invece non succede a chi ha un basso livello di scolarità, no? Chi ha un basso livello di scolarità è sempre pronto ad imparare.
non smette mai di ascoltare, visto che la signora parlava di ascolto, che giustamente, no? L'ascolto è l'apertura, è la fertilità del cuore, è fondamentale. Cioè, io l'ho letto così, poi non so se tu avevi un'idea così. No, perché in quell'intervista si diceva, cioè, lui era considerato un donnaiolo. Cioè lui disse, no, io non sono mai stato donnaiolo, però le donne che ho incontrato erano omarole, diceva lui. Omarole? Omarole. Cioè, lui diceva, omaiole. E lui diceva che di essere stato innamorato solo 3 volte nella sua vita, e quindi contrariamente a quello che dicevano... Non esiste, e contrariamente a quello che pensavano di lui, no, lui invece aveva avuto, vabbè, in quel caso aveva l'ultima poi compagna della vita, la moglie e poi forse un'altra. E lui diceva che non si può amare, non si possono amare 100 donne, credo che fosse questo il suo concetto, cioè non si può essere innamorati, quelli che si innamorano continuamente, no? Cioè, l'amore vero è dei principi, cioè di coloro che sono predisposti proprio intellettualmente a elevarsi sopra la fisicità, la performance, cioè tutte le cose di cui abbiamo parlato. Credo che fosse questo il suo pensiero. Sì. Faccio poi... una glossa brevissima, 30 secondi, quando lui dice intelligenza, non dice intelligenza intellettuale in senso mondano, ma l'intelligenza angelica o del cuore, che è un altro tipo di intelligenza. Esatto. Quindi non si riferiva assolutamente a una dote. No, infatti è intellettuale. Stop, perché no, abbiamo sì, sì, no, infatti mi hai fatto la domanda che ho fatto ieri, cioè era quello di riconoscere in sé l'essenza divina femminile, che poi dovrebbe dare l'istintività. Ma sì, non so se tu l'ho detto ieri, il discorso del Tao, no? Per piacere una donna, no, mettiamo che io voglio sedurre una donna, per piacere a questa donna io la guardo, ma devo cercare di capirla. Allora, la comprensione, come diceva Aristotele, è solo per immedesimazione. No? Cioè, io guardo la donna e devo diventare quella donna. No? Quando divento quella donna e sono lei, a quel punto nel mio cuore c'è l'essenza di quella persona. Perché l'ho capita. No? Quindi il Tao è metà maschio e metà femmina, però la parte Yang ha un puntino bianco Yin e la parte Yin ha un puntino bianco Yang. Quindi... questa è l'operazione, ed è un'operazione reciproca. Anche la donna, per piacere un uomo, deve capire cosa piace un uomo. A me, quando sento dire sempre le femministe, voi uomini pensate solo a quello, no? E usano alla fine, se vai a vedere, alla fine, usano il sesso come ricatto alla rovescia, no? Se non fai così non te la do. Che è una cosa che fa veramente raccapricciare, come se a loro non piacesse, no? Che è una cosa assurda, perché piace anche a loro, no? Quindi comunque non ha senso parlare in questi termini. Ma cioè, è reciproca la cosa. Quindi io devo fare mio, appunto, il punto di vista della donna, e in questo senso sono femminile. O se vogliamo femminista, se vogliamo usare questo termine, però ormai il termine femminista, secondo me, è talmente screditato che io non lo userei neanche più, no? Infatti in metafisica sul termine femminino, no? Il sacro femminino è il sacro mascolino. Di esempi di questo tipo se ne possono fare 10.000. Io ho preparato, alcuni ci sono nel libro, ci sono 10.000 modi di dire che l'uomo e la donna sono complementari e solo la loro unione dà luogo alla vera unità, alla perfezione. Un esempio su tutti è la musica, no? È il libro di Tamar, si chiama La musica tradizionale, mi sembra che sia il titolo. L'uomo è il ritmo, la donna è la melodia. Ora, una melodia senza ritmo non è una musica, è niente. Senti delle note. D'altro canto, il ritmo senza melodia è solo ritmo. Cioè, l'uomo senza una donna è triste. No? Questo è un altro argomento delicato. Quindi, la musica è l'unione del mascolino col femminino, del ritmo con la melodia, che si devono mettere insieme per dare luogo alla musica. Se tu sei solo ritmo, sei solo melodia, non c'è la musica. Dopo non so se... Ok, non so. No, chiudiamo qua? Tempo, noi alle 8 chiudiamo, diciamo il libro è disponibile. Diciamo sincronicamente. Posso fare la domanda?
Lo sapevo che stavi per intervenire. Salvatore. Diciamo, col senno di poi, no? Dopo aver scritto il libro, il fatto di aver fatto delle, magari delle presentazioni in luoghi diversi, in contesti diversi, cosa cambieresti? Cioè, perché, voglio dire, è vero che viviamo nella globalizzazione, però l'aspetto culturale di cui parli, cioè, qui magari ha una certa valenza rispetto a dove hai vissuto, ecco, il tuo vissuto nella tua città, nel tuo contesto. Mm. Quanto è contato e quali differenze hai trovato in altri contesti? Ma io non penso ci siano differenze in amore. Cioè, non mi sembra di trovare non mi sembra di trovare grosse differenze, magari se andassi in Papuasia, in Rhodesia, non so, magari trovare. Ma secondo me il tema dell'amore è universale. Lo yin e lo yang è universale. Non ci sono differenze. Le differenze sono minime di adattamento culturale, estetico, per cui è ovvio che in una cultura la donna bella è la donna con i capelli lunghi, magari in un'altra cultura è la donna che non so, che porta gli orecchini oppure no, ma queste sono cose di contorno. Io del libro non cambierei niente, anzi, no, l'unica cosa è che aggiungerei delle cose sicuramente. Ogni volta che faccio una presentazione o comunque che leggo un libro nuovo mi vengono nuove idee e ci aggiungerei un capitolo, però cambiarlo no, perché comunque questo libro qua è stato 2 anni in pentola, l'ho riscritto, l'ho riletto 100 volte, insomma mi sembra che funzioni abbastanza, anzi c'è fin troppa roba, ci sono fin troppi capitoli in realtà. Poi è chiaro, li avevo già scritti, era quell'argomento, l'argomento era pertinente, quindi alla fine li ho lasciati, però a volte mi rendo conto, no, per esempio lui ha notato l'aspetto del debito e del credito, altre persone non l'hanno neanche notato, e invece è un capitolo importantissimo, perché l'aspetto del credere, cioè l'unione che c'è tra lo spirituale e l'aspetto economico, se uno capisce queste cose qui, gli si aprono 1000 mondi. La parola credito ha la stessa radice della parola credere, cioè il denaro è basato sul credere, è uno scambio. Tutte le parole dell'economia, moneta, credito, spendere, sono tutte parole spirituali. Spendere vuol dire, viene da spondio, vuol dire fare un'offerta liquida agli dèi. Crede è quello che tu chiedi a Dio quando fai il sacrificio, fai il fuoco. Il fumo va su e si dice che il fumo feconda le nuvole e le nuvole, dopo le nuvole fanno scendere la pioggia, no? E Dio ti risponde e ti restituisce, no, quello che tu gli hai chiesto. Tutte le parole, la parola gratis, no, deriva da grazia, no? Grazie a Dio. Sono tutte, tutta l'economia, tutto quello che noi normalmente consideriamo materiale, della merce mercificato, in realtà, se vai a vedere bene, ha a che fare con la spiritualità. La parola moneta deriva da monio, no? La moneta, le monete antiche, i segni premonetari delle società arcaiche erano qualcosa che avevano un valore a livello spirituale. Nell'antichità il re immetteva i segni premonetari nella società a fronte di una ricchezza spirituale, ad esempio faceva forgiare uno scudo e lo dava al miglior guerriero dei suoi, no? Quindi chi aveva lo scudo non era perché l'aveva comprato, perché era un guerriero il più coraggioso possibile, quindi alla ricchezza materiale corrispondeva una ricchezza spirituale. Questa è una società vera, no? Dove c'è un equilibrio. Ovviamente noi, la società moderna, che ha perso completamente queste nozioni, è sbilanciata e disarmonica, e la disarmonia e anche l'oblio di quello che è il vero amore, cioè l'aspetto intellettuale, è completamente dimenticato. Adesso mi è venuta in mente una cosa, non mi ricordo se l'hai detta tu o avevi introdotto il discorso alla signora. La via, no? Prima parlavamo della via iniziatica. La via iniziatica, quella che fa il monaco quando entra in convento,
È una via per diventare santo, ma la santità è, non è l'essere buono, perché nella società moderna si pensa che la santità sia equivalente a concetti di bontà. La santità è equivalente, vuol dire perfezione intellettuale. Il monaco entra in convento per imparare ad amare Dio. No, questo è il discorso, è una questione di amore. Io ho conosciuto recentemente un monaco no, minore, francescano. Parliamo di amore, parlo meglio di amore con lui, tra uomini, però tra uomini con una certa sensibilità, che non magari con una ragazza con cui ho avuto appuntamento, che appena tiro fuori, che ne so, San Francesco, si mette a ridere. No, capito? Perché ti metti a ridere? Se c'è un uomo che sapeva cosa voleva dire amare il prossimo, era lui. E questo mi ricollego al discorso di prima, no? Dei principi. In un certo senso si può amare tutti. Però devi essere San Francesco, no? Cioè, quando arrivi a un livello, no, di perfezione spirituale, ti puoi permettere di dire che ami tutti. Perché? Perché in tutti riesci a riconoscere un essere umano, riesci a riconoscere la sua parte spirituale, riesci a vedere la parte invisibile, esoterica delle persone e ne cogli l'aspetto essenziale e quindi non puoi far altro che condividerla e amarlo in un certo senso. Ma ovviamente ha un amore che si esaurisce a livello spirituale. Non è che vado a letto con tutti, no? E il fatto e la necessità di andare a letto con il maggior numero di persone è proprio il sintomo del fatto che siamo poveri di questo amore spirituale, no? E cerchiamo di compensarlo con quello fisico e carnale. Ora, non c'è niente di male ad avere un amore fisico e carnale con una donna, perché siamo uomini, siamo donne, siamo fatti di carne e ossa. Però che non diventi un sostituto, o meglio un feticcio, un surrogato rispetto a quello che dovrebbe essere il vero amore che ci anima e ci tiene in vita. E questo è il discorso, no? Si tratta solo di ripristinare il giusto ordine delle cose, no? L'amore spirituale deve stare sopra a quello carnale e non rovesciare le cose, perché se le rovesci, no? Il concetto di rovesciamento in ebraico si dice Satan, no? Cioè è la cosa peggiore che uno possa fare. Bisogna seguire il giusto ordine delle cose. Questo è quello che io cerco di trasmettere, magari non riuscendovi. Tu penso che sei riuscito alla grande. La materia. Come? Spiritualizzare la materia. Sì, cioè, in modo sintetico sì. A parte le domande, ma non è che erano solo domande, dicevano la loro, no? E non è che dicevano cose che non c'entravano, erano anche cose interessanti, però era talmente tanto l'entusiasmo che alla fine ero anche io il pubblico, alla fine, cioè, ero nella posizione che assistevo. Alla fine si è svolto un dibattito. Sì, ma sì, alla fine, no, dibattito magari no, nel senso che mi sembravano abbastanza allineati, no? Infatti per quello, appunto, non essendoci donne, magari... con delle donne c'è un po' più di dialogo, nel senso che ci sono due punti di vista quantomeno diversi. Ieri il punto di vista era abbastanza uniforme, quindi insomma. Quelle stronze? Massimo. No, 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 non so a cosa ti riferisci. No, comunque non ho pensato alle stronze. Ma l'ho detto io. Ciao, buonasera. Sarà? Buonasera. Scusate, scusate. Ciao. Sono un martinese che si perde nel centro storico. Accomodati lì. No, io direi qua. Piacere. No, l'Arcangelo. No, 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 oh, c'è che c'è filo. C'è spazio qui. Chi è costui? Non ho capito chi è che è venuto. Il presentatore. Mauro Di Michele? Lui. Allora Mauro, tu devi fare una cosa molto difficile. Cioè presentare un pubblico superiormente di donne. Un libro che apparentemente maschilista, ma in realtà non lo è. E siccome hai qualità da vendere, spero che tu ce la faccia, ma non per accontentare le nostre
amiche, tra l'altro. Beh, ce ne possiamo andare. Comunque siamo 6 donne. Beh, infatti, stavo allora, per dirlo, non c'è questa preponderanza. Ma non è la quantità. Però bisogna vedere chi si identifica con. Gli uomini sono in silenzio. Perché qui al pensatorio è sempre così. Ci sono bello pure che detto 7 donne e 6 maschi. No, hai detto 7 maschi e 6 donne. No, ragione, però c'è anche o 10 uomini e donne, sono oppure 10 maschi e femmine. Uomini sono maschere, le maschi sono maschere. I maschi sono maschere. Scusate, ho ricominciato per qui, è quasi sempre così, c'è una parità.